Hi guys, sto provando una cosa difficilissima: registrare il video e arrivare in ufficio senza navigatore il secondo giorno. La prima parte è abbastanza facile, c'è l'autostrada, ci sono solo due bivi, ma ho capito 39 nord, uscita 119 per Lodi. Dall'uscita all'ufficio ci sono circa 7 minuti. Lo so perché ieri ho fatto il video mentre venivo dall'ufficio all'autostrada. Se avete visto il video di ieri, avete visto l'accelerata. Ovviamente non l'ho fatto durare 7 minuti quella parte, che sennò ci si addormenta. E oggi sto provando ad andare senza navigatore, anche perché sto usando il telefono per registrare. E tra l'altro c'è un problema, che il mio operatore qui a Lodi, volete che dico Lodi o Lodi? Come volete, ditemi e io farò. Il mio operatore non prende, se mi perdo sono un po' fatto, però no, in qualche angolo della cittadina prende. Oggi è un giorno particolare, perché è il 5 aprile, e il 5 aprile di 5 anni fa io ho ricevuto la green card, quindi il mio anniversario, e ho deciso, e vi farò vedere, ovviamente verso la fine del video, perché lo farò quando torno a casa stasera, che farò l'applicazione per diventare cittadino americano. Per diventare cittadino americano devi avere la green card almeno 5 anni, meno 90 giorni. Si può applicare quando tu mancano 90 giorni e 5 anni, ma in questo periodo di tempo devi aver trascorso almeno 36 mesi sul suolo americano, e ogni anno devi passare almeno 181 giorni per mantenere lo status di residente. In teoria diventerò americano tra circa un anno, ed ho scelto di farlo adesso perché ovviamente adesso sono stabile, so che per quest'anno sarò stabile. Invece prima ero ancora in quel limbo che non sapevo dove dovevo essere, allora ho un attimo temporeggiato, perché giusto per avere gli scambi di posta e comunicazioni ho preferito aspettare un attimo, 2-3 mesi, alla fine non mi cambiano niente. Stavo riprendendo la strada per andare in ufficio, che volevo far vedere un po' veloce. Non so se si è visto l'autista dello scuola bus, perché dopo mi sono girato e l'ho vista, era una donna, avrà avuto 70 anni, che guidava l'autobus per portare i bambini a scuola. Clamoroso al Cibali. Allora io devo girare a destra là in fondo. Spero che si sia visto l'autista, non so se si vedeva perché c'era il riflesso della luce che dal vetro davanti non si vedeva, ma dal vetro del finestrino del conducente si vedeva. Donna di circa 70 anni che guidava, poi magari ne aveva 50, però e dimostrava un po' di più. Mannaggia, c'erano due scoiattoli spiaccicati sull'asfalto. Guardate le colline. Lodi è in collina, sembra quasi di essere in Toscana. Allora qua c'è uno stop, ma mi sa che devo andare dritto. Questo stop, lo stop non si sa perché c'è lo stop, ma c'è lo stop in mezzo alle colline del Wisconsin. Missione compiuta, sono riuscito ad arrivare in ufficio senza usare il navigatore. Io penso però che tornare a casa senza navigatore sarà più difficile, perché qui ovviamente Lodi è piccolina, cioè due strade, meno di 4.000 abitanti. Invece tornare a casa sarà un po' più difficile, ma ci proveremo. Ci proveremo. Adesso vado a lavorare. Ciao. L'idea oggi era di mangiare solo della frutta che mi sono portato, ma ho avuto un attacco di fame qua, cioè proprio qua, mi sta prendendo, e allora ho deciso, vado a mangiare un hamburger. Ho trovato questo KDKVS Bar and Grill, dove fanno anche, ho visto, dei raduni di moto. Vediamo com'è. Mi hanno dato il computer, un iPhone 13 nuovo, il computer è Lenovo, dopo ve li faccio vedere. Adesso andiamo a mangiare. Thank you.
ovviamente non c'ho il microfono, c'è tantissima gente e costa poco. Prendo un KD Bacon Cheddar Ranch Burger, $8.75. L'hamburger normale costa $6.75, costa meno che dal McDonald's, e c'è diversa gente, quindi in teoria dovrebbe essere abbastanza buono. C'è un orologio blu qua sopra che dà questo tono di blu. Adesso ve lo faccio vedere. Della Bud Light, per quello che è un po' blu. Questo è il mio piatto, l'hamburger. E adesso vi dico anche com'è. Lo mangio e poi vi dico. Hamburger molto buono, si sente il feeling che non è da fast food ed è buono per $8 quello che costa. Buono veramente, sto hamburger è stato buono, 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 buono. Hanno messo i pickles a parte, che io glieli lascio volentieri. Buono comunque, approvato. Non ero molto a mio agio a riprendermi oggi, ho contato 11 colleghi, tra cui il presidente dell'azienda. Torniamo a fare il pomeriggio di lavoro, adesso che ho il computer e l'email posso iniziare a contattare collaboratori e non. Let's go. È giunta l'ora, sono tornato, sono già in abiti da casa, bevo un po' d'acqua con la tazza dei Green Bay Packers. Ho già creato l'account, adesso devo andare a compilare il form che, se non sbaglio, è, no, c'è già scritto qua, N400. La pratica costa, ho visto, se non ricordo male, $725. 640 per le tasse, tutto l'ambaradan, e 85 per la biometria, quindi prendere le impronte digitali, fare le foto, che probabilmente non me le faranno fare, ma si terranno i soldi. Come vedete siamo sul sito della US Citizenship and Immigration Service, qua il my account, ho già fatto tutto, password e cose, che ovviamente non vi posso far vedere. Adesso qua dice, ah, eccole qua le fee, ci sono. Se sei sotto i 75 anni l'applicazione è $725, $640 sono le standard fee, più $85 per le biometria, quello che vi ho detto prima. Se hai più di 75 anni, solo 640, la biometria non serve. Nome e cognome, allora, first name, Fabrizio Galò. Galofaro. Non ho mai avuto altri nomi. Would you like to legally change your name? No, non voglio cambiare il nome, così bello il mio nome. Qui ovviamente poi oscurerò. Qua l'indirizzo di casa 6006 e dopo noi qua. Ho messo l'indirizzo di casa, il numero di telefono. E adesso vediamo il prossimo step, quando sono nato, vedete mese, 08, sono nato ad agosto, 05 il giorno, 1975 l'anno. Dove sono nato? In Italia, Italy, e basta. Ci sono certe domande, hai mai fatto parte di un genocidio? Sei un assassino? Domande strane, poi ti parlano, hai pagato le tasse? Sì, no? Sei pazzo? Puoi pensare, puoi ragionare, sono delle cose. Qui adesso mi chiedono se sono coinvolto in qualche pratica religiosa particolare. No. Strane, domande strane. Comunque, continuiamo. Bene, ho finito l'applicazione. Adesso, prima di pagare, $725, mi dice che devo ovviamente ricontrollare tutto. E posso ricontrollare quante volte voglio,
quando voglio. Questa è l'applicazione per diventare americano e comunque vi terrò aggiornato sugli sviluppi. Ci vorrà circa un anno. Pensate, un anno di video, 365 video da oggi a quando diventerò cittadino americano. Ce la farà o non ce la farà la nostra eroe a diventare cittadino americano e a fare dei video giornalieri? Chi lo sa, continuate a seguirmi così lo scoprirete. Da Monona, Wisconsin, per questo video è tutto. Passo e chiudo. Ciao!